híbrido, sin válvula de escape, un poquito menos sofisticada que los CIK. Repasamos la parrilla de salida. En el primer puesto, cuando la pole position, con el número 179, se mancó que ha conseguido la victoria en una de las prefinales que le dan ese primer puesto, después de haber ganado en una vaga calificación ayer, pero yo después de hacer ese resultado en la prefinal. En esa primera línea, acompañado por Mateo Rastas, el piloto belga, ganador también de otras prefinales, tenemos la configuración de la parrilla en una de los corredores, en el lado derecho, los pilotos que han estado en la clasificatoria en la prefinal 1, los 17 pilotos clasificados en la prefinal 1, en el lado izquierdo de la parrilla, los primeros pilotos clasificados en la prefinal 2. En esa segunda línea está Martin van Leeuwen, el piloto holandés, segundo en la prefinal 1, Robert Farman, el piloto ruso, está en la segunda línea, la tercera la forman Lando Norris. Vamos a ver qué es capaz Lando Norris. Lando Norris que viene después de ganar todas las mayores calificativas, pero que justamente en la prefinal no ha logrado la victoria. Lando Norris está en ese quinto puesto, vamos a ver qué es capaz de hacer el piloto británico. Esa tercera fila está en Parker Thompson, el canadiense, tercero en su prefinal. Cuarta línea, con otros pilotos que hay que seguir con atención, David Tecman. Igualmente ha estado en las carreras calificativas, pero justamente en esta prefinal no le han ido demasiado bien las cosas. Cuarta línea con Sergio Sete Camara. Igualmente está ahí posicionado, buena posición para Sergio Sete Camara en esta parrilla de salida. Estamos en la cuenta atrás, estamos en los 15 minutos camino de 10 para que los mecánicos de KFJ en la posición, acorde a su orden de salida, hasta que vean que empiezan a hacer el sorteo de 3 minutos también, ¿no? Seguimos repasando una partida de mañana que finalmente, por cierto, no vamos a tener ninguno de España. Pensamos que había el miedo, se ha quedado al límite justamente entre el primero y el segundo, no se han clasificado. Estuvo 17 durante gran parte de su marca calificativa, pero finalmente han llegado a la final. No ha accedido a la categoría de línea. Ribenvenuti qui ad Alcaniz in Spagna. Adesso siamo alla resa dei conti, come succede sempre al termine di ogni weekend di gara di karting internazionali, di un lungo weekend di gare direi. Siamo alla resa dei conti, qui in cabina di commento Yannick Sterzel e Diego Nebuloni della redazione di T-Kart, un ospite Mario Pazos di Tony Kart che scappa via ma che tanto ci ha aiutato questa mattina nell'interpretare le complesse gare che si sono svolte, le prefinali dicevamo. È stato un antipasto un po' lungo, direi, quello che è iniziato mercoledì con le prime prove libere e adesso si conclude appunto con il piatto forte che sono le due finali di KF e KF Junior. Chi stesse dormendo stamattina scoprirà in questo momento che sono in pista i piloti, li vedete già schierati, 3 minuti al via, il countdown della Lady che ha mostrato il cartello appunto ci indica che mancano 3 minuti alla fine di questa procedura di pregriglia e 3 minuti all'inizio delle tra virgolette ostilità sportive. Qui inquadrato il numero 179, l'uomo della pole, Sasakorn Chamongul, pilota di Millennium Motorsport, è lui ad essere stato il più veloce in assoluto nella sua prefinale, ma anche in assoluto perché la sua prefinale, la prefinale 1, è quella che si è conclusa nel minor tempo, di conseguenza ha guadagnato la pole position. Al suo fianco all'esterno parte Matteo Raspatelli, un belga del team Baby Race, vincitore, lo vedete ecco sul lato destro del vostro teleschermo con il numero 117, vincitore della prefinale 2 che però parte dal lato esterno, i 17 che hanno concluso per primi, i primi 17 della prefinale 2 partiranno dal lato esterno non così favorevole chiaramente nel momento dello start. Inquadrato Van Leeuwen, Martin Van Leeuwen, 122
pilota che durante l'arco di tutto il weekend si è ben comportato, sempre ai vertici delle graduatorie, al suo fianco Robert Schwarzman, il russo del team Forza Racing. A seguire Lando Norris, il topolino volante, lo chiamiamo così, ma in realtà magari si offende, il piccoletto però gigante dal punto di vista delle prestazioni, in quanto già vincitore, quello che è inquadrato adesso invece è Schwarzman, Robert Schwarzman, di cui abbiamo parlato poco fa, appunto a dispetto delle dimensioni compatte a livello fisico, mostra in campo grandissime prestazioni e ha totalizzato, infatti ha raggiunto la vittoria nella Euro Series 15 giorni fa in quel di Genk, dopo 4 appuntamenti in giro per l'Europa per il campionato WSK Euro Series, appunto, e adesso sembra anche ben disposto per quanto riguarda chiaramente la vittoria del round 1 dell'Europeo che stiamo vedendo sotto i nostri occhi. Ora il cartello mostrato dalla Lady, che della quale vorremmo sapere numero di telefono e altre generalità, anche di questa qui inquadrata, ci va benissimo, cioè non è che... No, va bene. No, nel senso, non è che facciamo grande selezione all'ingresso noi, non è che siamo con quelle discoteche, va bene tutto, cioè nel senso, intanto ci lasciano dalla pregriglia, appunto, lasciano la pregriglia le Lady, le ombrelline, che sfilano e vanno via, lasciano in pista solo i fotografi, i media, i piloti e i loro kart, e da questo momento sono fattacci loro. Dicevamo, griglia di partenza che prosegue con appunto Parker Thompson a seguire in terza fila, con David Beckham che corre nonostante una penalizzazione che al via della scorsa gara gli aveva affibbiato 10 secondi di penalità, sarebbe stato fuori dalla finalissima, invece corre sub iudice perché hanno fatto ricorso gli uomini del suo team. L'errore che ha commesso al via non è che lasci molto spazio a dei giudizi o delle rivisitazioni, in ogni caso ha picchiato lì del grano, come si fa nei ricorsi, e ha chiesto appunto di posticipare in un altro giudizio appunto la verifica di questo suo presunto errore. Sette Camara, Lorandi, a seguire Vartanian e Ubri, Elpitia e Cari, Sitnikov e Lesené, Mazepin e Bale, poi Opmer e Flores, Azedo Souza, e a seguire Ahmed, Sergeant, Daruvala, Dionisios, Besh, Fitti e Lorandi, Mosca, Pulcini, Lundquist, Liuk, Carpivara, Baiz, Rauci, Munoz, Fernandez, Hagenans e Machado, Travisanutto e Daim, ma in realtà stiamo andando già oltre perché ci dobbiamo fermare a Rauci, scusate, stavo leggendo praticamente tutti, anche gli esclusi. No, l'ultimo che rimane dentro è Rauci, dicevamo. Mentre buon Munoz Fernandez è uscito proprio per quella... Per il discorso appunto del ricorso e quindi viene scalato di una posizione. Peccato, per Munoz Fernandez ne avevamo parlato, perché? Perché era la prima gara internazionale, lo spagnolo, e si era già qualificato. Purtroppo per lui invece sogni infranti. Ma vedete che i motori ancora sono spenti, ma siamo già pronti per premere su quel pulsante, su quel bottone che darà chiaramente connessione al motorino d'avviamento che metterà in moto i 125 KF Junior. Ricordiamo KF Junior, categoria diciamo di ingresso nel karting internazionale. A dire il vero, c'è una categoria inferiore che ha corso anche nella WSK Master Series e WSK Euro Series, che è la minima. Chiaramente parliamo di kart con cilindrata inferiore e quindi assolutamente di altro livello. Qui i kart che vengono utilizzati sono già dei mezzi di tutto rispetto a livello di prestazioni, montano tutti gomme le Cont, e sul discorso gomme possiamo dilungarci un attimino, nel senso che diverse le strategie messe in pista dai vari team e dai vari piloti. Proprio vogliamo scendere nel dettaglio, possiamo dirvi che praticamente tutti partono con quattro gomme nuove, così come consentito dal regolamento. Il regolamento prevede l'utilizzo di un tot di gomme nell'arco del weekend, e molto spesso di 10 gomme nell'arco del weekend, ci suggerisce giustamente Mario, che tiene i conti in Tony Kart, chiaramente dell'utilizzo lo sa bene. No, però a parte gli scherzi,
quattro gomme spesso e volentieri le si riservano per la finalissima che appunto sta partendo in questo momento. Scelta adottata praticamente da tutti, tranne che da Sette Camaro, il pilota al Grand Prix, il brasiliano, che parte con gomme usate su tutte e quattro le estremità del kart, per capirci, e parte dalla quarta fila. E anche per Nikita Sitnikov, che parte dalla settima fila, velocissimo nell'arco di tutto il weekend, lui ne ha solo due sul lato di appoggio, chiaramente. Anche Gabriel Aubry parte con gomme usate su tutti i lati, però giustamente i tecnici del suo team ci dicevano che è stata una scelta ponderata. Evidentemente il mix del kart di Aubry, la guida del francese e via dicendo si sposano meglio con delle calzature tra virgolette non fresche fresche, non nuove di pacca, per così dire. C'è da dire che l'argomento gomme, intanto cuociono i piloti sulla griglia di partenza, giustamente cuociono in due sensi, un po' per la temperatura che è intorno ai 30 gradi, il vento chiaramente smorza un po' il caldo, ma a stare lì fermi con il casco in testa ovviamente c'è poco da fare, c'è poco da smorzare il caldo, e sale anche la temperatura, friggono loro perché chiaramente si alza la tensione. Chamongul e Raspatelli hanno la possibilità di amministrare una prima fila con Raspatelli, che è stato stratosferico nella sua prefinale, non che Chamongul sia stato la meno, però Raspatelli sicuramente è riuscito a mettere buon gap anche sfruttando il delirio che è capitato alle spalle. Le posizioni dietro. Esattamente. Tenetemi d'occhio, se proprio vogliamo dire, anche un Lando Norris che è scivolato un filino indietro nelle fasi iniziali della gara precedente, nella prefinale, e che adesso partirà dalla terza fila. Leo Lorandi, lo vedete, questo è invece il numero 167, proprio Sette Camaro, il brasiliano di cui parlavamo prima, poi il 101 al suo fianco è Alessio Lorandi. Le mani sulle gomme posteriori, come fanno, come mostrano alcuni piloti, segnano, indicano il fatto che stanno un po' scollando il pneumatico dall'asfalto, che chiaramente potrebbe incollarsi dato le mescole piuttosto morbide di queste gomme. Tutti riescono a lasciare la loro postazione, la loro piazzola, e si lanciano per il giro di formazione. Nelle prefinali di quest'oggi, nelle quattro prefinali di quest'oggi, due per la Junior, due per la KF, abbiamo visto la direzione gara indicare nel numero di due i giri di formazione. Sì, due giri di formazione prima dello schieramento. Partenza lanciata come da KF, KF Junior, è giusto che sia così, non da fermo come la KZ, KZ che però mi permetto di fare uno spot pubblicitario al nostro sport, andremo a vedere fra 15 giorni in Belgio. La seguiremo chiaramente con VSK Promotion e questi live streaming, la seguirete poi, ma già da mercoledì, su T-Kart, e qui faccio la mia marchetta, su T-Kart Digital, www.mag3.it, per seguire il report, gli approfondimenti, i voti, le pagelle e le interviste esclusive sul nostro Digital Magazine, già questo mercoledì di questa gara dell'Europeo. Il mercoledì dopo l'Europeo della KZ chiaramente saremo online di nuovo. Siamo già sul traguardo, vediamo che il gruppo è bello compatto, potrebbe esserci il via già in questo giro in realtà, infatti si spengono i semafori e parte la gara con Chamongul, che tiene stretta la sua prima posizione. A seguirlo Van Leeuwen, sembra marcarlo ma neanche troppo, ed è Lando Norris in terza posizione a rompere le scatole, mentre va largo Beckman, credo, quindi weekend che non doveva andare bene evidentemente per il pilota di Kaiser. A seguire appunto il leader Chamongul, vediamo subito Lando Norris che passa in seconda posizione, si trascina dietro mi sa anche Raspatelli, ma c'è stato uno scambio di posizioni lì davanti, non mi è dato capire subito che cosa è successo. Vedete Lando Norris, casco giallo all'interno di Van Leeuwen, poi Raspatelli a sua volta all'interno, scatenato il bag in seconda posizione, incredibile Raspatelli, cosa non si inventa, mentre Chamongul ha preso un abisso, signori, un solo giro, guardate, un secondo di vantaggio circa, lo diremo adesso quando saremo sul traguardo. Passano sul traguardo Raspatelli in questo momento, un secondo e tre per Raspatelli.
di svantaggio nei confronti di Chamongul. Vedete Raspatelli, poi Van Leeuwen, Norris, Schwartzman, Cari, Bailey, Aubry, Sergeant, Beckman scivolato indietro, il PTA, Thompson scivolato indietro, Sette Camara, anche lui diciamo un po' sfortunato in questo avvio di gara. Raspatelli a fare da lepre, mentre Norris rompe gli indugi e passa Van Leeuwen, si porta in terza posizione l'inglesino. Sa che 15 giri sono tanti, ma bisogna subito andare all'attacco. Van Leeuwen replica, non riesce a chiudere la porta in faccia Lando Norris, che si deve accodare al pilota dei colori Zanardi, Team Kaiser, primo detto Beckman ho dato Team Kaiser, invece è Team Zanardi. Cambio di posizione quindi al vertice con Norris che perde una piazza e Van Leeuwen che si porta in terza posizione. Chamongul se ne frega di tutto e di tutti, anche se Raspatelli sta recuperando, perché un secondo e tre quello di vantaggio. Adesso passiamo a 8 decimi, segno che chiaramente il pilota del Team Baby Race, che adesso si trova in seconda posizione, sta menando duro. Infatti ha girato mezzo secondo più veloce di Chamongul, che l'ha davanti con il suo Cosmic. Intanto anche Bailey passa e guadagna una posizione. Adesso ci sono Cari e Bailey, con Nico Cari che guadagna un'altra piazza ai danni del compagno in colori della Ricky Flynn Motorsport. Eccoci qua, entrambi avevano superato Schwartzman e in questo caso Bailey passa Cari, ma poi si scambiano di nuovo le posizioni, quindi si ritorna tutto come un giro fa. Alle loro spalle Schwartzman cerca chiaramente di non perdere contatto con i primi, quindi classifica, cala ancora un po' il vantaggio, circa un decimo recuperato. Quindi, Raspatelli nei confronti di... siamo a 7 decimi e 50 tra il primo e il secondo. Chamongul, che vedete, con un discreto vantaggio nei confronti di Raspatelli che sta mettendo giù marce che non esistono, perché è un monomarcia il suo, ma si incarena con la testa nel volante per cercare di fendere al meglio l'aria e recuperare anche un millesimo. È buono, va benissimo, in questo caso ne guadagna qualcosa come 12, quindi pochissima roba, ma va bene appunto nei confronti di Chamongul là davanti. Raspatelli che adesso alle sue spalle vede uno che arriva di spazzolata, Van Leeuwen, che guida come Juha Kankkunen. Peccato che siamo ad Alcaniz ed è una gara di carte, non siamo al rally di Finlandia. Comunque arrivano di traverso Giabelli in una guida estrema, un po' di taglio appunto dicevamo per tirare la staccata al massimo. Vediamo se questo porta vantaggio a Chamongul, che davanti invece continua probabilmente a guidare in maniera serena. 4 millesimi di differenza tra i due, fa il miglior tempo prima Cari, poi Thompson e alla fine Lorandi. L'ultimo a segnare in questa tornata il miglior giro è Daruvalla dalla 18esima posizione. Qui chi vince questa porta a casa i punti, signori, non ci sono più strategie, non c'è più da tenere la posizione, perché chissà per come, perché sicuramente siamo solo al primo round. Norris davanti a Van Leeuwen nel tornante in salita, si gira dietro il piccoletto, guarda le proprie spalle, vede che Van Leeuwen ci proverà, infatti sta stretto, chiude la porta, non vuole farsi più risuperare, vuole adesso lanciarsi alle spalle di Raspatelli e lanciarsi in rincorsa, alla rincorsa del belga. Vedete, azione perfetta, direi. Direi un bellissimo sorpasso. Pulito, ha fatto meno metri e poi anche ha chiuso nella tornata successiva. I risultati si vedono, perché ha mollato dietro Van Leeuwen, che adesso alle sue spalle Cari, Bailey, Schwartzman, Thompson e il PTA, e Beckman è scivolato fino alla 10ª posizione. Quindi alle spalle di Van Leeuwen, vedete Cari subito pericoloso, passa Cari e si porta in quarta posizione. Chamongul sempre lì con 7 decimi e 48 di vantaggio. Ho paura, attenzione, di nuovo ancora Cari e Van Leeuwen ai ferri corti, si inserisce anche Bailey, il piccolino, il sosia, a livello di dimensioni di Lando Norris, strettissimi Cari e Van Leeuwen. Vedete la replica di Van Leeuwen subito immediata nei confronti di Cari, subito immediata nei confronti di
Van Leeuwen. Comunque il distacco tra i primi secondo me non varia molto, 7 decimi 48 giro precedente, adesso Diego passano sul traguardo 6 decimi e 30, 6 decimi e 30, quindi ha guadagnato circa un decimo Rospatelli, un decimino buono che non è tanto, ma siamo solo al sesto giro dei 15 in programma, quindi tutto può succedere, tutto può succedere, può succedere che c'ha Mongul. Senta la tensione, non sembra, ha il cranio veramente infossato nel volante, quindi mantiene la concentrazione, sta girando forte anche Lando Norris, 29.60 nel primo settore, più veloce di Rospatelli che è davanti a lui, infatti sembra anche visivamente recuperare. Van Leeuwen adesso nella lotta con Cari e dicendo, ha avuto la meglio ma ha perso terreno, si è messo alle loro spalle Schwarzman, poi Thompson, il PT a Lorandi, Cari e Bailey, ciao, cioè tu vuoi dire se sono toccati. Benissimo, un bel lavoro di squadra, dirà Ricky Flynn. Ricky Flynn, il titolare della Ricky Flynn Motorsport, sarà felicissimo. Là davanti a portare alti i colori della Ricky Flynn Motorsport e rimane in terza posizione nel casco giallo che vedete adesso inquadrato di Lando Norris, davanti a lui Matteo Rospatelli, nome italiano, cognome italiano, team italiano, Baby Race, kart italiano, Tony Kart, motore italiano, Parilla, ma lui è belga. Colpo di scena, colpo di tutto scena. Italiano, ma lui è belga. Però a questo punto non facciamo più il tifo per uno o per l'altro, perché non l'abbiamo mai fatto, semplicemente vogliamo dirvi che il distacco tra la Spatella e Chamongul scende ulteriormente a circa mezzo secondo. Quindi limano lì dietro con un limano, tagliano, segano, accorciano il distacco nei confronti di Chamongul, che però partiva con quattro gomme nuove come tutti gli altri alle sue spalle, ed io direi che andando a rivedere il nostro bel foglio dove ci siamo segnati coperture, pneumatici e via dicendo, abbiamo Rospatelli sempre con quattro coperture nuove e... Chamongul 4 e poi Norris 4 anche per lui, quindi direi che situazione abbastanza paritaria, non c'è da gestire la gomma in questa fase, c'è da darci dentro da qui alla fine, e mancano 6 giri, 5 giri e mezzo al termine, siamo oltre il giro di boa. Occhio che Rospatelli si guarda dietro, ha sentito il rumore del motore di Norris. Norris tira dritto, tira dritto, fa meno metri, passa, ma che pulizia, sorpasso veramente millimetrico, ma impeccabile. Poi sta stretto, ha capito che non deve farsi recuperare, caspita, qui Lando sta dimostrando veramente, guarda, decide, faccio meno metri. Lui se lo sentiva Rospatelli, perché comunque si è girato, ha sentito più forte il rumore del motore, perché si sente chiaramente quando arriva alle tue spalle l'avversario, il rumore del motore. Si è girato quel tanto che ha fatto capire a Norris, che dice questo è cotto, lo faccio. Vediamo, 4 decimi 40 il vantaggio nel giro precedente, chiaramente sale il vantaggio di Chamongul nei confronti degli inseguitori, perché Norris è andato a superare chiaramente Rospatelli. Vediamo se Norris ha nel piedino destro, che è piccolino ma è pesante un bel po', il ritmo giusto per recuperare qualcosa come 5 decimi e 57 negli ultimi 5 giri e mezzo che mancano alla fine della gara. Le dura, come direbbero dalle parti di Milano, perché 5 decimi in 5 giri e mezzo, lasciatemi dire, non sono facili da recuperare. Però guarda che come ha staccato, più che come ha recuperato Chamongul, Norris, che è quello al centro, lo dico per mia nonna che non ci capirà più niente in questa cronaca, quello al centro col casco giallo e Lando Norris ha staccato Rospatelli sicuramente, e probabilmente sta ricucendo il distacco nei confronti di Chamongul, che non ne sa niente di tutto quello che è successo alle sue spalle, guarda avanti e non si distrae. Vediamo, e ha recuperato un decimo abbondante, un decimo, mancano 5 giri alla fine e questo guadagna 5, un decimo al giro, se tanto mina tanto, 5 per 7, 42, 49, riporta 2, 4, può recuperarlo, 4 decimi e 39, questo recupera un decimo al giro, ci sono ancora 4 giri e mezzo, guarda come sotto Lando Norris, guarda che sta recuperando alla grande dietro alle loro spalle, perché vanno ricordati anche Van Leeuwen quarto, Thompson quinto, Schwarzman sesto, il Pitia settimo, Lorandi ottavo, Beckman nono, Azedo Souza decimo, 7 Camara undicesimo, gli altri
non li menzioniamo adesso perché dobbiamo rimanere ficcati con la faccia nel monitor qui davanti a noi, ma tu Diego sul monitor dei tempi seguimi bene i tempi, perché adesso dobbiamo vedere se scende ancora il distacco. Quant'era? Eravamo a 4 decimi e 3 di gap, un altro decimo recuperato, 3 decimi e 2. Io non Norris voglio dire niente. Lando Norris sta costruendo la gara perfetta. È una missione impossibile, ragazzi. Ve lo dico perché è dura. È dura recuperare, non dover sbagliare nulla. Mancano 4 giri al termine, però ormai 3 giri e mezzo, 3 giri, 3 decimi da recuperare. Vediamo cosa combina Lando Norris, adesso è sempre più vicino, arriva un po' sporco, scivola, gli sovrastezza il kart in entrata, ricordiamo che hanno il freno solo dietro, lo Spatelli che non perde occasione chiaramente per rimanere incollato alla coda di Lando Norris, che sta facendo anche un po' da lepre, sta tirando dietro anche lo Spatelli, quindi Chamongul adesso ne ha due alle spalle, era solo là davanti, un secondo e due, ve lo ricordate, ma era 12 giri fa, signori, adesso siamo negli ultimi 3 giri alla fine, ultimi 3 giri alla fine, attenzione perché Norris è a solo 2 decimi da Chamongul, quindi ha recuperato un altro decimo abbondante, oramai è attaccato. Sto zitto perché le previsioni portano sempre sfiga e lo sappiamo, non so se si può dire sfiga, l'ho detto. Sta di fatto che comunque Norris guarda dietro, vede la Spatelli che è testa bassa, non si prende paura, anzi sta largo, imposta bene, si avvicina di nuovo, vedete ha guadagnato ancora qualcosina nel primo settore, in realtà è Chamongul che ha girato un filino più veloce proprio nel primissimo settore, ma in quella staccata ha recuperato bene Norris, infatti è attaccatissimo, vediamo nel secondo settore il crono, cosa dice il cronometro. Occhio a Norris, guadagna infatti 80 millesimi, Norris ancora più vicino, siamo nella parte finale del circuito, quella in discesa, non che sia meno faticoso andare in discesa, guadagna ancora qualcosina Chamongul, riesce a rimettere un metro e mezzo tra sé e Norris, che però esce bene, esce largo, fa sfogare bene il suo vortex e via dentro nella prima curva, si tira la staccata, lo Spatelli non riesce a tenere il ritmo di Norris. Due giri al termine. La Spatelli non riesce a tenere il ritmo di Norris. Norris neanche lui riesce per il momento a ricucire su Chamongul la sufficienza. Vediamo, arriva vicinissimo. Sbaglia forse un filino, va di sotto sterzo in uscita, esce largo, perde terreno in questa tornante in salita. Sono di nuovo attaccati i due, si scompone Lando Norris. Pesta pesante col freno, forse un po' troppo, solo di nuovo a strettissimo contatto, 2 decimi e 27 era il vantaggio di Chamongul nel giro precedente, adesso torneranno sul traguardo dopo quest'ultimo destra in discesa, vedete c'è un sinistra e poi subito dopo il destra che mette sul rettilineo in partenza e arrivo. Ed entriamo nell'ultimo giro, signori, chi vince questa vince tutto come il biliardino, Lando Norris ha un soffio chiaramente dal sorpasso che gli può dare la vittoria, Chamongul si guarda dietro, si indiavola, inizia a spingere con i reni quasi per cercare di guadagnare quel metro che gli garantisca lo spazio per non lasciare tempo e modo a Norris di sorpassare. Norris che tira la staccata, passa Lando Norris, ma attenzione, si incrociano le traiettorie, duro contatto tra Norris e Chamongul. Norris che adesso tira di stretta la porta, chiusa la porta, brutta bussata di Chamongul che lo allunga, vediamo se replica, impreca chiaramente Lando Norris, capisce che Chamongul con quella toccatina ha fatto quello che gli basta per prendere i metri di vantaggio e a percorrere il destra, sinistra, destra che mettono sul rettilineo, arrivano sul rettilineo, Chamongul vince! Davanti a Norris, lo Spatelli, Van Leeuwen, ora muoio, chiaramente, portatemi in ospedale, un'unità di crisi cardiologica però, in cardiaca. Che finale! Finale al photo finish, veramente. Ma poi all'ultimo giro. Veramente. Maliziosa, voglio dire maliziosa, e qui, guarda qui subito il replay,
Norris impeccabile, sorpasso da signore, poi uscita, contatto duro, forse Chamongul lo cerca un po', bussatina, allungatina, non chiedo un parere a nessuno perché mi espongo io, non chiedo un parere a nessuno perché mi rendo conto sia compromettente, Diego, Mario, non dico nulla, ma lì è una bussatina, cioè... L'ha allungato, vedremo poi se ci saranno degli strascichi, diciamo, a livello di ricorsi, reclami e via dicendo, se i commissari sportivi decideranno in qualche maniera sul fatto. Lo abbiamo visto, grande spettacolo, così vogliamo un europeo. Io sto sudando, nonostante ci siano 7 gradi in questa stanza, sto veramente sudando e inizio anche a emanare cattivi odori. Mi spiace Diego, la mia gioia, esatto, mi spiace Diego, scusatemi, ci siamo fatti prendere un po' perché tutto mi aspettavo tranne che un finale, anche la mia voce non se lo aspettavo, infatti è finita. Chamongul, Norris, Raspatelli, così come li abbiamo visti arrivare con 44 millesimi tra Norris e Raspatelli. Ti ho detto tutto. Poi Van Leeuwen, Thompson, Lorandi, Alessio, che ha fatto gara doppia secondo me, perché guarda che Lorandi partiva non troppo avanti, intanto gli highlights, scusate, vedete, amministra bene chiaramente Chamongul, Norris subito che si mette addosso la maglietta dell'inseguitore numero uno, poi però scatta il delirio con Raspatelli che veramente ne ha più degli altri, Van Leeuwen si butta dentro, chiaramente vuole giocarsi le sue carte, Raspatelli, Van Leeuwen, Lando Norris, Bale su Nico Cari e su Schwartzman a seguire, vedete Chamongul sempre davanti, Norris inizia la sua rimonta, quindi passa un avversario, poi tiene chiusa la porta perché Van Leeuwen chiaramente voleva reagire, nulla da fare, poi Norris veramente ha fatto gara tripla, se vogliamo proprio dirlo, qui Cari che supera un avversario, Raspatelli che viene superato da Norris appunto che guadagna un'altra posizione e adesso è gara tra i primi tre, lo abbiamo detto, Norris metro dopo metro si è portato in coda come vedete a Chamongul, arriva la staccatona del sorpasso, i due in uscita si tocchicchiano anche perché chiaramente Chamongul ha detto sai cosa c'è, ti chiudo fuori, qui secondo me la bussatina, poi per carità l'obiettivo schiaccia molto, però secondo me c'è stata una bussatina, Chamongul vince chiaramente di prepotenza anche con il gesto proprio che ha fatto sul traguardo, mostra la sua esuberanza sportiva, Norris secondo, Raspatelli, Van Leeuwen, dicevamo la classifica, Thompson, Lorandi che partiva, fammi vedere, partiva, se io trovo i fogli è un gran vantaggio, Leo Lorandi qui, Alessio Lorandi partiva in quarta fila, è indietreggiato perché nei primi giri l'ho visto proprio perso, e poi è riuscito a risalire. Schwartzman, il PT, a 7 Camara, a Zedo Sousa, Lorandi Leo che partiva 26esimo, 25esimo, 27esimo, Raucci era entrato bene, era ultimo, e partiva ultimo, giusto Mario? Daruvala, Sitnikov, Ahmed, Lesené, Dionisios, Flores, Vartanian, Bale, pensa dove è finito Bale, era lì davanti, era nei davanti, primi 5. Sì. Poi... Sergeant, Leuc, Carpivara, Mosca, Aubry. Perso i contatti, tutto e via dicendo. Così come Beckman che chiaramente già correva sub-iudice, diciamo, sì. In più non è non finita è benissimo. Il weekend. No, non si è conclusa bene. Giornata. No, non si è conclusa bene come all'Euroseries 15 giorni fa. Lundqvist, Fitie. Cari, anche Nico Cari è scivolato indietro, così come Mazepin, incredibile, fuori subito, credo all'inizio, o dopo pochi giri, due giri dalla fine, Bash, Baita 7 giri, Pulcini e Hopmer subito a inizio gara praticamente, Hopmer non ha fatto neanche un giro, 15 giri ha concluso, quindi prima... delle finalissime di quest'oggi, di questo europeo, signori, qui si scrive la storia, non stiamo
correndo per il campionato di Villa Bondone o non so quale altra località strana, stiamo correndo per l'Europeo KF Junior. Come dicevamo questa mattina con Ben Hanley, probabilmente da questi nomi esce anche un nome, con ogni probabilità uscirà un nome che andrà in Formula 1. Quindi ricordatevi bene questi faccioni, diciamo Ongul, Norris, Raspatelli, Van Leeuwen, Thompson, vedete voi, seguiteci perché da qui nascono le promesse del karting. Le promesse che poi, che dal karting andranno, le promesse del futuro della Formula 1, che andranno in Formula 1. Di conseguenza, il karting non è bello perché crea fenomeni da Formula 1, ma è bello già di per sé. Lo dimostra anche, se vogliamo, Michael Schumacher sempre in pista, ogni weekend ormai lo ritroviamo qui a seguire e le gare dell'Europeo e del Mondiale sicuramente lo vedremo, e a partecipare alle prove libere in qualità di tester Tony Kart durante Euro Series e Master Series della WSK. Segno che se uno che c'ha, dico sette, ma per dire sette, ma volendo dire otto, no, sette. Sette mondiali di Formula 1, se uno come lui piglia e viene a vedere le gare di kart, a praticare kart, evidentemente qualcosa di speciale questo sport lo offre. Adesso direi di spostarci in attesa chiaramente della pregriglia della KF, di spostare lo sguardo proprio sulla KF categoria superiore, in attesa probabilmente delle premiazioni fra 7-8 minuti. Adesso vediamo cosa ci regalerà appunto il programma della giornata, diciamo una decina di minuti prima appunto delle premiazioni. In attesa andrei a rivedere aspetta un attimo, che però voglio dire anche giro veloce di Tom Bailey, FIA Kart, compagno di squadra di Norris, 1.00885, rimanendo in KF Junior, 1.00, non sono molti quelli che hanno girato sotto l'1.1, vediamo il Pitia, 7 Camara, che non è male girare, 7 Camara partiva con le gomme usate. Sì, con due gomme nuove, due gomme usate, se non ricordo. Addirittura tutte gomme usate, e guardate che gli ha picchiato lì un 1.009 che è di prestigio, direi. Azedo Souza uguale, il portoghese Zanardi BMB, 1.009 anche per lui, segno che evidentemente i ragazzi nel piedino ne avevano, così come Vartanian, solo 19esimo, ma anche lui sotto l'1.1. Tom Bailey, miglior giro, numero 107, ne parlavamo, 1.00885, quindi direi un weekend non positivo per Bailey, però va a casa con la medaglia di legno che gli offre appunto il Guardaremos el trofeo de la mano de los pilotos que lo van a hacer en el podio. Va a entregar el trofeo. Tercero en esta carrera.
l'arbitro Matteo Raspatelli. Esperamos José Antonio Vicente, presidente de la Federación Aragonesa de Automovilismo, el que proclame como segundo clasificado al británico Lando Norris. Y el ganador, don Carlos Arella, entrega el trofeo al vencedor, don Carlos Arella, director de promoción de la Real Federación Española de Automovilismo, número uno, líder de este europeo en la categoría de KF Junior, se sacó Raymond Paul.